Allora finalmente il violoncello è finito, ho finito di verniciarlo, di rifinire la superficie della vernice, di lucidarla, e viene il momento adesso di finire di montarlo. E la prima operazione della montatura è inserirgli l'anima. L'anima è un'asticella di diabete che va scelta in base a, anche lì, a peso, a densità, eccetera, che viene inserita nello strumento con questo attrezzo che si chiama appunto ferro dell'anima. Viene inserita e incastrata fra la tavola e il fondo, così che il fondo e la tavola, quando sollecitati dal ponticello, vibrino insieme, oscillino insieme. Ecco. Rifinisco il ponticello. E gli mettiamo un pezzettino di pergamena sulla corda là. Metto un pezzettino di pergamena per evitare che la corda si incassi troppo nel legno. Il ponticello è in acero, è un acero a pasta molto densa, deve essere forte, perché porta molti chili e li deve trasmettere attraverso le gambe alla tavola e sollecitare la vibrazione. È montato con le due corde acute Larsen, il La e il Re, e due corde Spirocor Wolfram, il Sol e il Do, di tensione media. Da provare.